Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di... Che cos'è? Magic Duels! Oggi ci troviamo a iniziare Luna Spettrale, Eldritch Moon. Che io dico, ma su tutte queste cose, ma perché li mette tutta questa roba terrorizzante, Luna Spettrale, le ombre sopra Innistrad? Ma dai, un po' di brio, di gioia, ma porca di una miseria, l'altra volta c'era uno che massacrava tutta la gente, ma che... Oh, guarda, sta pezzente qua. Chi è? Non è Liliana Vess, boh. Ah, porca d'una miseria. Cos'è sta roba, però? 3, 1, boh. Vabbè, noi iniziamo, vediamo che dove ci manda. La scorsa volta abbiamo dovuto uccidere quella poverina di Avacyn. Porca miseria, guarda, mi scoccia ancora adesso. Mi dispiace, cioè, nel senso, l'abbiamo ucciso proprio noi. È una cosa proprio brutta. La saggia Tamiyo ha seguito una pista di strani racconti che l'ha condotta alla scoperta di un circolo di rocce distorte sotto un cielo tempestoso. In alcuni punti il circolo è interrotto come se qualcuno o qualcosa di enorme l'avesse attraversato da poco. Dietro di lei la studiosa avverte i movimenti di oscure forme umanoidi che emergono dalle acque del mare. Quindi adesso abbiamo Tamiyo, usiamo Tamiyo. Simpatica Tamiyo, non la conosco. È un po' brutta, come persona, però... Non disprezziamo a partire dall'aspetto fisico, magari è un bellissimo carattere. Allora, pappapero, verde bianco. Mi piace il verde bianco, mi piace il verde bianco. Allora, santificatore di anime. Ah, e l'altra abilità cos'è? Esilio una carta creatura dal tuo cimitero, metti sul campo di battaglia una pedina creatura spirito 1-1 bianca con volare. Mi piace. Smisurante. Vuole creatura, il bersaglio prende +2/+2 a travolgere fino alla fine del turno. E ne ho due, vabbè. No, la manteniamo, non mi sembra cattiva. Non abbiamo grandi cose in realtà, però dai, speriamo. E chi è che stiamo picchiando? Cultisti della Relittopoli, anche pezzenti, dai. Cioè, ti pare che tu nel 2016 puoi ancora fare il cultista della Relittopoli? Ma dai, c'è stata un po' di evoluzione nel frattempo. Cioè, chi se ne frega più della Relittopoli? Sacerdotessa di Sigarda. Tappa una creatura non umano bersaglio. Quindi posso tappare degli avversari anche. Oddio, bella la descrizione. Ed è proprio una carta di Luna Spettrale, effettivamente. Molti, la cui fede era stata distrutta da Avacyn, si rivolsero all'unico angelo rimasto leale all'umanità. E perché effettivamente la gente, dopo che è successo quel casino con Avacyn, avrà perso un sacco di fiducia. Nel senso, Avacyn era la protettrice di Innistrad e ha combinato quel macello che sappiamo. Sì, ok. Dovrei fare non mostrare più. Porca miseria, devo ricordarmelo! Mazzetes, ricordati un po' le cose. Porca pupazza. Io faccio sempre ok e poi dopo me lo ridici tutte le volte. Giochiamo la foresta, non abbiamo mana. Araldo della Nebelgast. Posso giocarlo come istantaneo. A volare. Quando entrano nel campo di battaglia, tappa una creatura bersaglio controllata da un avversario. Ma lui non è creatura bersaglio, ma credo che giocherò comunque quello. Perché questo +2/+2 è a travolgere fino alla fine del turno, pesca una carta. Ma potrei farlo effettivamente. Ma non adesso. Gioco prima quello che mi conviene di più. E attacco. Questo potrebbe essere un comodo per il travolgere poi dopo magari. Ti è, cultista della Relittopoli. In your face. Adesso siamo fedeli a Sigarda, che io non conosco Sigarda, però spero di conoscere presto. Nulla potrà colmare la tristezza per la perdita di Avacyn, ma a qualcuno bisogna pur fare riferimento. La creatura incantata prende +3/-3 e quindi mi uccide questo. Sapevo io. Cosa mi è uscito? Panorama di fronte, ok, vabbè. Un po' di mana, per fortuna. E... smisurante, vabbè, usiamo smisurante. Almeno peschiamo una carta. Una terra, vabbè, sempre meglio che niente.
E andiamo ad attaccare, almeno gli facciamo un paio di pizze in più. Non ha ancora giocato granché lei, eh? Cioè lei, loro sono questi cultisti della Reltopoli. Orrore degli inferi. 4-2. No, mi piace sto tizio, è troppo potenza. Allora, cosa giochiamo? Sì, una foresta. Dai. E giochiamo un santificatore di anime? Sì, dai. Ah, ecco, questo potrei tappare l'altro, effettivamente, sai? Ma non ora, perché... Perché no? Perché non ora, non ha senso adesso. Attacco no, salto l'attacco. Cosa vado a schiantarlo a gratis contro il suo orrore degli inferi? Poi è proprio un orrore. Prossimo giro, però volendo potrei tapparglielo e... Ah, tra l'altro questo potevo usarlo anche come istantaneo, l'abilità. Non lo so, perché prima si è illuminato. Mi difendo. Perché mi dice di parare con questo? Non vorrei bloccare, perché mi dice di sacrificare quella per non prendere i 4 danni? Non lo so. Sì, posso usarla come istantaneo. Allora, cos'è questo Nibilis del gelo? Volare. Ha tra l'altro anche del blu, è un mazzo con tre colori? Bellina. Allora, io non so se usare il santificatore di anime. Cosa mi dice? Ah, di usare quella, sì. Ci sta. Così mi gioco un... Tizio riprende 3-4. E poi no, potrei giocare smisurante, ma non ha senso. Perché attacchi con questo? Scusa, io attaccherei con entrambi. Io attaccherei con entrambi, perché tanto non voglio bloccarglielo dopo. Oddio. Cribbio, cribbio, cribbio. Lo gioca subito, andrà a pararmi qualcosa. Infatti. Aspetta un attimo. No! Volevo bloccare il timer, usare smisurante. Porca pupazza. Vabbè, non l'avrei ucciso lo stesso. Ma vaffanbrodo! Quell'affare adesso chi lo tira giù? Sti pezzenti cultisti della Relittopoli, ma cultatevi la Relittopoli. Bella cosa, grazie. Oh, non c'è più un Kaiser, grazie. Ci abbiamo perso di brutto dopo quanto? 4 minuti? 5 minuti? Quanto sono passati? 9 minuti.
Cosa gioco ora? Nibilis. Ho il santificatore di anime. Vabbè, me lo suggerirà dopo quello, probabilmente, perché tanto non posso usarle per attaccare. Vediamo cosa mi suggerisce. Mi suggerisce di attaccare. Attacchiamo allora, non so cosa dirti. Tanto abbiamo perso. Cioè, non perdiamo contro Avacyn, ma perdiamo contro dei cultisti pezzenti. Vabbè, giochiamo quello allora, dai. Vai con quello. Sì, no, non l'avrebbe ucciso comunque, avessimo usato smisurante. Uno spettricello in più fa sempre buono, dai. Sì, e possiamo sacrificarcelo per evitare 5 danni. Cosa fa? Lo usa con emergere? No. Ci sta semplicemente arando come se non ci fosse un domani. Nibiris del gelo. E qual è che era l'abilità che aveva? Potrei andare a tappare questa. Usare questa, così si attiva anche la sua abilità che dice che questo non stappa durante il prossimo step. Ottimo, e vado ad attaccare con questo. Almeno faccio un po' di danni. Geist delle segrete, ok, non è malaccio, dai. Ah, e tra l'altro blocca per sempre una creatura. Cioè per sempre, fin tanto che il Geist è vivo. Potrei utilizzarlo per bloccare il Behemoth. Sempre se non gioco un'altra bestia enorme. Ah, ok. Devo vedere se devo fare attenzione quando gioca gli sciacalli della mezzanotte, quindi. Ok, giocherei Geist delle segrete. Quindi gli tappo per sempre quello. Poi userei l'abilità di questo per tappare lui. E attaccherei con entrambi, che dici? Sì. Almeno 6 danni glielo ho fatti. E fin detto che questa viva e questa viva potremmo ancora farcela, eh. Ah, Cribbio, cosa si sacrifica quella per distruggermi questa?
Brutta storia, brutta storia, brutta storia. La guida dell'alberetto, ve la ricordate? Magic 2015. Metto più uno su una creatura, più uno più uno. Non so se metterla su questa. Direi di sì. Poi userei questa per bloccare questa. Sì, ok, non mi interessa. Questo può usare un'abilità? Ok, sì, usiamola. L'Nibilis del gelo che mi ha appena ucciso diventa un fantastico spettricello. E così, tra l'altro, volendo, attaccherei con entrambi. Perché così questo dovrà bloccarmelo per non morire e sacrificherà la sua creatura, i suoi ratti. Ottimo, e arriva lo stesso comunque a un punto vita. Ora, se lui non gioca qualcosa con volarsi loro, che perché sono dei cultisti. Non giocherò qualcosa con volare, dovrei aver chiuso. Se a meno che non mi uccida questo, eh. Glielo blocco, non si sa mai. Cosa è uscito? Corazza dello sterminatore. La creatura equipaggiata prende più 4 più 2. Lo uso. Sì. Sì, ok, va bene. Ma c'è ancora un'abilità che posso usare. No, scusa un attimo, questo posso ancora. Ah, si posso equipaggiare a un altro tipo, ok, d'accordo. Però vorrei utilizzare questa per tappare questo. E attaccare con tutti gli altri tre. Non dovrebbe. Magari ho qualcosa che mi distrugge tutto, però dovrebbe essere chiuso. Oh sì, è andata. Tutto bene, tutto finisce bene, ho davvero. Ho avuto quasi più paura in questa che con quella di Avacyn. Che è assurdo, nel senso che questa è. Doveva essere terribilmente più facile, ma ci è andata bene dai, alla fine. Abbiamo portato Tamio alla vittoria contro questi cultisti del mento, eh. Allora, lancia il 15 magie blu o nere, è andato avanti a progredire il discorso. Abbiamo sbloccato questo. E questo siamo. Alla luce della lanterna di Tamino si intravedono i corpi deformi dei cultisti della Rettopoli. I loro volti distorti non sono altro che nuvoli di tentacoli. I loro arti appaiono contorti e rigonfi. Quale forza può aver causato questi grotteschi mutamenti? Guardando verso l'alto si scorge una sagoma gigantesca e distante. Illuminata da una pallida luna, il titano Eldrazi Emrakul, che avanza lentamente nei cieli di Innistrad. Di nuovo gli Eldrazi. E guardali qua gli Eldrazi. Guarda qua, qua. E beh. Ci sarà di nuovo da picchiare degli Eldrazi. Allora, per questo episodio è tutto, io vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, a lasciare un commento per dirmi cosa avete pensato della battaglia, se avete fatto qualcosa di diverso, se il mazzo vi è piaciuto, eccetera, eccetera, ditemi quello che vi è rimasto impresso di questo video. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di Magic Duels. Questo è? Eldritch Moon, luna spettrale. Ciao a tutti, e alla prossima!